Il 2013 è stato uno degli anni più bui per la finanza locale, segnato dal tira e molla dell'IMU sulla prima casa. La legge di stabilità 2014 segna una prima importante inversione di tendenza, ma molto rimane da fare per dare ai comuni un quadro finanziario stabile e certo. Una riflessione sui bilanci degli enti locali per il 2014, patto di stabilità e le novità sull'imposizione immobiliare è stata fatta in occasione della conferenza nazionale Lega Autonomie, che ha riunito amministratori ed esperti di finanza locale il 7 marzo nel Salone Brunelleschi dell'Istituto degli Innocenti a Firenze. Siamo arrivati a un punto limite, questa è la realtà. I comuni sono a un punto limite, oltre il quale si tagliano servizi essenziali. Quindi noi vorremmo tornare sulla strada di una autonomia impositiva, risalendo gli errori che sono stati fatti anche sull'IMU, e vorremmo avere una autonomia organizzativa e ordinamentale che rendesse possibile raggiungere degli obiettivi che sono alla portata dei comuni. Ovviamente secondo una nostra responsabilità, perché noi dobbiamo fondere i comuni, renderli più efficienti, dare risposte di modernizzazione, siamo consapevoli. Però forse siamo l'amministrazione dello Stato che più ha fatto in questi anni, anche in questo senso. I bilanci degli enti locali sono stressati da politiche che hanno penalizzato le autonomie locali. Il tema non ancora risolto è come fare a garantire servizi essenziali e gli investimenti necessari allo sviluppo dei territori. Queste le richieste al governo. Ma direi intanto di tornare indietro da una politica di accentramento o di riaccentramento, per meglio dire, in capo allo Stato centrale e tornare a valorizzare i sistemi territoriali. Lo dico anche per un'altra ragione, perché se vogliamo agganciare la ripresa, così come si dice in tutti i convegni e in tutti i luoghi importanti, dobbiamo scommettere sulle potenzialità che sono dentro i sistemi territoriali. Se i sistemi territoriali locali saranno mortificati, saranno marginalizzati, sarà il paese a non riuscire ad agganciare la ripresa. Questo è il punto, quindi io mi auguro che il nuovo governo, dal momento tra l'altro che il Premier spesso fa riferimento alla sua esperienza di sindaco, colga fino in fondo questo aspetto e finalmente cambi verso anche a queste politiche. Io me l'aspetto.